Abbiamo finito di mangiare da poco, non ho ripreso perché fatalità c'era una coppia di signori di fianco a noi, alla fine come se avessimo cenato con loro, che sono anche loro della provincia di Rovigo, fatalità, e tra l'altro abitano proprio vicino a dove stiamo io e il mio ragazzo, insomma abbiamo parlato. Del più e del meno siamo finiti a parlare di rimedi naturali quant'altro, e sugli utilizzi alternativi delle foglie di cui si facevano una volta. Comunque, vi volevo far vedere un attimino l'albergo, perché a parte che si mangia veramente da Dio, abbiamo mangiato qui c'è sempre menù fisso praticamente, e se non sbaglio 15 euro primo secondo, loro praticamente ti siedi a tavola, ti portano il primo secondo, vabbè, contorno. Abbiamo mangiato le linguine con i funghi porcini, tutto fatto in casa, buonissime, e di secondo abbiamo mangiato degli affettati. Invece ieri sera abbiamo mangiato il lescio con il purè. Poi ci ha portato le melanzane alle pizzaiole e poi lo strudel fatto in casa caldo. Buonissimo, veramente, e di quelle porzioni veramente abbondanti. Comunque vi faccio vedere perché purtroppo è considerato, cioè è un albergo a una stella, perché non ha vari servizi, non so, un parcheggio grande, non c'è l'ascensore, però vabbè, sono due piani, nel senso, però veramente è molto molto carino. Poi i proprietari sono delle persone no cordiali, gentili, ma veramente di più. Cioè, se volete fare la colazione un po' più tardi la mattina o se avete esigenze particolari, loro vi danno veramente il cuore. Tant'è che addirittura ci stavano raccontando che, ad esempio, c'era un aneddoto: sono venuti dei finlandesi, ovviamente loro essendo del nord e avrebbero voluto cenare verso le 5 e mezza 6, e lei gli ha fatto proprio il goulash, e loro hanno mangiato in due 1 chilo di goulash con le verdure, e gli hanno fatto i complimenti perché hanno detto, gli hanno detto: sei bugiardo, perché è impossibile che è la prima volta che tu lo faccia. E invece no, e sono stati contentissimi. E quindi veramente è un posto che merita, e penso di tornarci sicuramente. Qui praticamente c'è un piccolo, una stanza in cui si può vedere la televisione. Vedete comunque tutto decorato con cose tipiche del posto. Qui c'è un bar. Vedrete molte palline da golf, perché il proprietario è un appassionato di golf, infatti lì c'è la sacca. E qui c'è questa zona relax molto 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 bella. Qui c'è la proprietaria che mi ha detto che però e guardate che belle lanterne, sono veramente stupende. Molto shabby. Chiudiamola qui. E qui c'è la sala appunto dove si fa la colazione, si fa la cena. Il pranzo mi sembra che non lo facciano, e qui c'è insomma una piccola reception. È molto piccolo, però è accogliente, è un ambiente caldo, e cioè si sta bene. A parte che comunque poi anche qui in paesino, adesso usciamo. Andiamo in birreria, e tra l'altro qui giù nel paesino stanno trasmettendo un film dentro un tendone fatto tanti anni fa, e in cui parlano proprio delle tradizioni tipiche di una volta, solo che c'è veramente veramente freddo. Comunque questo albergo lo trovate anche su Booking, si chiama Albergo Casa Sperti. Sì, qui non c'è niente, un tabacchino, cioè, fate conto che non c'è neanche un tabacchino, come papà cercava le sigarette. Qui c'è la piazzetta,
Casomai domani mattina se dovessi andare avanti col vlog. Comunque sì, si mangia veramente veramente bene. Molto. Che di solito negli alberghi sì. Uno dice, poi qui c'è un altro ristorante listeria. Ristorante pizzeria. Hanno detto che anche qui si mangia bene. E qui c'è, adesso voi non la vedete, questa birreria, che è una birretta rossa. Guardate che bella anche l'insegna. Osteria al Fogar. Guardate che bello il coso di legno. Guardate che bello anche lo scorcio. Anche qui adesso si vede, in camera si vede giallo. Però queste sono tutte le luci arancioni. A me piacciono da matti proprio tutti i palazzi così in mattone, con le pietre. Ma da dove si entra? Non lo so. Boh. Vabbè, questo è il colmo, perché se non trovo l'entrata. Adesso entro, poi riprendo, perché se no mi prendono per un pazzo. Se no, facciamo così, proviamo. Avete già preso la birra? Che bello che è. La Panamago fa bellissime e fa eterne, ma so dopo, ma... Sono i pentoloni quelli... Pentoloni, guarda quello che c'è su fuori. Dove? Vai di là. Che bello che è. Che meraviglia, guardate che... Cioè, ragazzi... Guardate che meraviglia! Penso di starci anch'io dentro. Con tutte le pentole. Bello. Direi panino teco. Penso che abbia anche il piano sopra. Vorrei andare a montare il video e provare a caricarlo come fanno i vlogger professionisti, che la sera si mettono lì col computer. No, a parte gli scherzi. Però veramente è una bella scoperta sto posto, perché costa poco, si mangia bene, ci sono varie cose da fare. Tra l'altro noi abbiamo beccato dei giorni proprio sfigati, perché c'è freddo, c'ho le nuvole, però altrimenti proprio qui a 5 minuti c'è un lago bellissimo, o più piccolo di quello del lago di Garda, dove si può fare anche il bagno. Prendo le chiavi. Sto andando in camera. Una cosa da dire è che è un posto davvero molto 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 pulito, perché ad esempio adesso qua non vedrete perché non c'è tanta luce. E quando mi capita di andare negli alberghi, magari in qualche mobile faccio così, guardo. L'ho fatto un po' in giro. Non c'è polvere da nessuna parte, porco. E il biscio. Devo dimagrire. Allora, una cosa vi volevo dire. Per chi mi ha come amico su Facebook, cancellate l'amicizia, se avete tempo, se vi interessa. No, perché io ho sia la pagina Natura Tu,
il profilo Natura Tu che ho scritto chiuso, perché adesso voglio pubblicare tutto in un unico posto, perché non aveva senso avere due cose e come avere due profili e pubblicare comunque le stesse cose. Però vi faccio vedere un attimo perché mi piace tanto sta lucetta. Dov'è? No, questo è il computer. Ok. Non si spegne, ecco, vedete qua, qui per truccarsi le proprie cosucce. Poi c'è un armadio bello grande, cioè è bella spaziosa la stanza, per cui niente, io vi saluto, ho la postazione computer. Prima di editare il video, spero che l'album di Britney Spears sia stato leakato, che così lo scarico, intanto me lo metto come sottofondo. Ho provato a fare il vlog per vedere se è una tipologia di video che può piacere o interessare. Perché, vi dico la verità, io sono una persona molto curiosa e mi piace guardare i vlog. Carità, io adesso non so come verrà montandolo, però guardare i vlog è una tipologia di video che mi piace molto. Mi sono piaciuti da morire quelli di Pepper Chocolate, non la seguo, però quelli che ha fatto in Asia, che ha fatto vedere i posti, bellissimi veramente. Ah, buongiorno, abbiamo lasciato l'albergo, ci ho lasciato veramente il cuore. Guardate che meraviglia. Sul lago di Santa Croce, vedete anche lì c'è un omino che sta remando.